Ciao ragazzuoli, benvenuti finalmente in questo nuovo video. Come vedete dal mio sorriso, come avrete visto dal titolo e dalla copertina, oggi siamo qua con, penso, uno dei video più importanti del mio canale, se non il più importante, e sono super emozionato di annunciarvi che finalmente ho acquistato la mia nuova auto. Chi mi segue veramente bene saprà che recentemente vi avevo detto che avevo accantonato completamente l'idea di acquistare la nuova auto per svariati motivi. Il primo era che acquistandola nuova in concessionario e pagandola quindi un botto di soldi, avrei dovuto aspettare dai 9 fino ai 13 mesi d'attesa, e per come sono fatto io, raga, non ce l'avrei mai fatta. Aspettare un anno per una macchina, veramente non ce la potevo fare. Quindi avevo escluso l'idea di prenderla nuova, mi sono messo a cercare le usate. La roba assurda è che usate, raga, le macchine costano come il nuovo e hanno tipo 50.000 km. Tra l'altro, oltre ad avere dei prezzi folli, non avevano neanche gli optional che cercavo io. Quindi, raga, a un certo punto basta, mi sono messo l'anima in pace. Dopo un anno di ricerca ho detto basta, non la compro più, lasciamo perdere. E senza neanche farlo apposta, dopo aver pubblicato il video in cui vi dicevo che appunto non avrei più comprato la macchina da qua a un paio d'anni, raga, mi è capitata tra le mani un'occasione che non ho potuto assolutamente farmi scappare. Nello specifico, un amico di miei amici, che attualmente è diventato un mio caro amico, ha deciso di vendere la sua auto. Ora come ora non voglio dirvi che macchina è, dalla copertina probabilmente l'avrete già visto, e la cosa super divertente è che chi mi segue su Instagram lo saprà. Infatti, se non mi segui, bro, vai a farlo tipo subito, ti lascio il tag qua addosso a me, mi chiamo Ivan Giussani. Vi ho trollati per tipo 2 mesi fingendo di aver comprato un'auto elettrica. Raga, ovviamente non ho preso un'auto elettrica, non vi voglio dire niente, ma avrete già capito tutti. Attualmente ho già ritirato l'auto, ma adesso vi lascio alla clip in cui sono andato a Rimini insieme ai miei amici a ritirarla dal nostro amico Manfro. Prima di trasferirci all'autogrill, vi chiederei gentilmente di supportarmi lasciando un like sotto questo video e anche un commentino. Magari dopo aver visto la macchina fatemi sapere cosa ne pensate. Spero veramente che possa piacervi almeno un decimo di quanto sta piacendo a me. Tra l'altro il 40% della gente che guarda i miei video non è iscritta al canale, quindi il tasto qua sotto, nel caso dovessi iscriverti, sappi che ti ringrazio veramente di cuore. Direi che possiamo volare diretti al giorno del ritiro. Andiamo. Raga, finalmente è arrivato il gran giorno. Noi siamo in viaggio, siamo partiti alle 5. Adesso, come potete vedere dal freddo, è ancora abbastanza presto. Sono ancora le 7 di mattina, abbiamo appena fatto colazione e siamo in direzione Rimini. Abbiamo ancora tipo 2 ore di strada, ma fa niente, dettagli. Ci tengo a ringraziare Andre, che non è lo sponsor del video, ma è lo sponsor della benzina, dato che siamo qua con la sua A35. Grazie. Come fanno i mafiosi? E poi vabbè, c'è Manu. Respira naso. Vabbè, non perdiamo altro tempo, raga, perché stiamo congelando. Io per avere il microfono qua devo anche tenere la felpa aperta. Quindi voliamo in macchina, rimontiamo e andiamo in direzione Rimini, dato che c'è il nostro amico Manfro che ci sta aspettando. Ovviamente dietro la videocamera Art by Gian, palese. Ragazzuoli, siamo arrivati finalmente a Rimini. Io mi sto trattenendo tantissimo dal piangere. Bro, vieni. Allora, lui, raga, è Angelo, per gli amici Manfro, ed è il proprietario ex. No, per ora ancora no. Per ora tu hai i soldi, la macchina, eppure il passaggio di proprietà non l'abbiamo ancora fatto. Quindi in realtà è ancora il proprietario della macchina. Ivan Giussani non ha... Non ho un cazzo, zio, ho finito tutto, basta, non c'è neanche la macchina. Secondo me in un episodio a parte bisognerebbe raccontare cosa sei stato dietro per acquistarla. Guarda, magari inizio video avrò detto qualcosa, nel caso non dovessi aver detto niente comunque, vabbè, ve lo dirò in un prossimo video qualcosa, ma voi non avete idea, raga, delle cose che sono successe a me, alla mia macchina, a lui, veramente, cioè non avete idea, quindi adesso speriamo che intanto la macchina ci sia, ma dai, credo proprio di sì. No. E tra l'altro vi racconto questa cosa, poi andiamo a vederla, mannaggia, perché non so ancora se avrò detto la macchina, credo di sì, però non lo so. Oh, io l'ho messo a caricare. Tutta stanotte. Questa cosa la capiranno solo quelli che mi seguono su Instagram, perché vabbè. La cosa assurda, raga, è che è la seconda volta che compro un mezzo a Rimini e del mezzo di amici di miei amici, praticamente. Speriamo in bene. Io mi sono fidato, raga, la macchina l'ho comprata. Vabbè, io ho conosciuto lui di persona, ma la macchina non l'ho vista. L'ho comprata subito e non ho mai visto l'auto, mai una volta da view. Quindi vedremo proprio la first reaction. Però ho un compito da darvi, non so a chi, dato che siamo professional e questa volta la targa non ve la facciamo vedere perché la macchina a noleggio non è intestata a me. Mi sono fatto fare questi portatarga personalizzati da Wraplab e quindi adesso, raga, vi mando dentro ad attaccarli, così almeno non facciamo scoprire a tutti se hanno noleggio o no la macchina. Io devo dire che sto tremando estremamente perché fa freddo e sono anche agitatissimo, quindi meno male che fa freddo, così almeno ho la scusante del freddo, ecco. L'hai vista? Madonna mia, c'era Niki dietro che faceva. Raga, è giunto il momento. Io è probabile che mi commuoverò, ma mi tratterrò, quindi magari no, però nel dubbio preparatevi, mi vedrete piangere. Tu, bro, hai il compito di far vedere questa apertura al libro del garage. Ok, ci siamo. Quando volete. Madonna, zio.
C'è un momento, un attimo di silenzio, mi sono paralizzato. Non so cosa dire, giuro. È la prima volta che vedo un mezzo e rimango senza parole. Cosa cazzo ho fatto stavolta? Non state così zitti, aiutatemi un po', parlate perché sennò ciao. Vieni Manfro. Che macchina mi hai appena venduto? Una 35 MG Race Edition. Però c'è da dire una cosa. Qua fa una 45S. Ci sono due cose che mancano a questa macchina: le pinze rosse e l'alettone. Ma abbiamo già ordinato tutto. Perché vi dico che manca solo l'alettone? Perché vieni, fratello. Ma che cazzo di macchina? Le hai dato una lustrata? Il bello è che noi siamo gli unici stronzi, raga, che vengono a Rimini a ritirare una macchina e piove. L'unico giorno, ha fatto 27 gradi fino a ieri, oggi piove. Già hai 4 scarichi a 45S. Ci ha tolto un po' di lavori da fare, Manfro. Allora, io qua le chiavi, quindi posso aprirla. Ci siamo, madonna. Cioè, passo dalla Mito. Sì, il colore è quello, ma perché io volevo questa macchina qua. Quando ho fatto il colore della Mito, ho detto, devo farla perché non ho i soldi per prendere questa. Minchia, è nuova, raga. È nuova, assurdo. Mi viene da piangere, ve lo giuro. Io vorrei non piangere, ma se state zitti, io mi concentro nei miei pensieri e poi mi emoziono. Oh, profuma veramente di nuovo, eh. Perché non l'hai mai usata? Cioè, la roba assurda veramente è che è nuova, è incredibile. Tutte le cromature, anche le robe nere che sono le prime robe che si sfrisano. Spiegaci perché non l'hai mai usata, zio. È difettosa sta macchina. No, scherzi a parte, la macchina non è difettosa. Spiega il perché. Io ovviamente lo so il perché, è praticamente nuova. Adesso ho la conferma che è davvero nuova. 13.000 km per la precisione. 500. 13.500. Comunque no, sostanzialmente questa è la macchina per me della sabato e la domenica, quindi che fare Rimini Rizzone saranno 8 km, quindi fare 8 km ogni sabato e domenica. Usa il T-Max. No, sennò vengo odiato da tutti. Ma no, vuoi che dici che ho venduto la macchina per fare il T-Max? No, perché in realtà ce l'hai già il T-Max, si vede che è nuova. Ma accendi e portala fuori, non fare estro. Adesso sta uscendo un po' il sole, forse apposta. Dio, ho guardato giù una volta tra tutte le sfighe, veramente. Vediamo se riusciamo a non bagnarla subito. Madonna, raga, ma poi alla luce. Oh, non ci credo che è mia, te lo giuro. È una sensazione stranissima. Ma che bello, poi è pure uscito il sole. Facciamo un breve recap della macchina. Quindi A35 AMG, 306 cavalli, 2000 turbo. È una petroliera, raga. È stato fatto pacchetto Night 2.0 prima che lo facesse Mercedes. Maniglie nere, loghi neri. Ok, queste pellicolate nera. Però veramente sono fatte da Dio. Non me ne sarei neanche accorto. Vetri oscurati. Vetri oscurati davanti, poco poco. Kit aereo dietro, originale. Tutto originale. Stacchiavate questa. 200 euro, 4 scarichi e cofano 45. La roba assurda, raga. Io vi giuro, impazzivo perché volevo la macchina con i tasti a volante, il tettuccio, l'impianto audio. Raga, questa ha tutto, ha tutto, raga. L'unica cosa veramente sono l'alettone e le pinze rosse. Ma aspetta, come si apre il tettuccio? Raga, fantascienza, finalmente, veramente. Vabbè, ovviamente, raga, cerchi da 19, i più belli che potevano mettere. Manfro ha fatto 13.000 km da quando ce l'ha. Io 13.000 km li farò in 3-4 giorni, più o meno. Dai, andiamo a fare sto passaggio, mica che chiude e poi ce l'abbiamo nel culo. È arrivato il momento di spendere altri soldi. Vogliamo fare il passaggio? Ci siamo. Te sei meno contento di me? Sì, un po' sì. Io, vabbè. Anche perché non ho trovato la macchina nuova, quindi sono un po' in ansietta. Te la troviamo? No, non lo vuoi dire? 488 pista. Ma zio, porco Dio. Andiamo a fare il passaggio. È ufficiale, raga, passaggio fatto. Adesso chiamiamo la mamma e glielo diciamo. Ciao, l'ho presa alla fine, tutto bene. Tutto fatto, la macchina esiste, è messa meglio di quanto ci aspettassimo. Mi stavo per mettere a piangere, tra l'altro. Infatti mi è venuta tipo una paralisi facciale, però ce l'ho fatta, mi sono trattenuto. Dai, torno a casa, se non la lancio prima torno a casa. Adesso andiamo a mangiare. Come, cos'è il cassone, mamma? È tipo la piadina ripiena. C'è il mio amico romagnolo che si sta mettendo a piangere dopo questa affermazione. Dai, va bene, va bene, va bene. Ciao. Col cazzo che gli mandi la foto della macchina, scusami, deve vederla in real life. Deve fare un altro video. Mamma, reazione. Io, ma ragazzi, ma quanto ne so. Ragazzuoli, abbiamo mangiato. Adesso siamo ritornati qua da Manfro. Lì c'è la belva e possiamo tornare in direzione Lecco. Sono troppo contento, ve lo giuro. La soddisfazione più grande, oltre al fatto di averla presa, va bene? È proprio questa cosa che tutti si stanno complimentando. Tutti dicono che sono fieri di me. E vi dico che mi fa veramente un botto piacere. Quindi voliamo a casa subito. Prima di partire però sto per fare la rattata più da ratti che si potesse fare. Ovvero farmi offrire il pieno da Manfro, cioè, mi ha scroccato l'imbecille. No, allora in realtà è andata diversamente. No. Lui che mi ha detto, bro, te la faccio trovare con il pieno. Pensa se per sbaglio faccio il diesel nei prossimi giorni. È pure uscito il sole, questo è un segno di Dio, fra. Zio,
Grazie a te, oh, veramente, sali che porco di azzo. Cioè, sali... aspetto, sai già cosa devi fare qua. Va bene, va bene, va bene. Non spoilerò niente, ma sta per arrivare un mezzo che io non posso provare, però voglio vederlo. Però. Beh, l'altra la puoi provare, però. Se vi fidate, massimo butto 100.000 euro. Da Rimini è tutto. Ci vediamo a Lecco. Ci siamo, ragazzi, stiamo tornando a casa, mancano ancora un'oretta e mezza. Abbiamo fatto già 200 km tipo. Abbiamo appurato che consuma un botto, siamo stati a 130 fissi per tutto questo tempo. Adesso ci cambiamo un attimo, siamo a 110 in settima, 2000 giri, proprio appoggiati di così. Però è assurdo, raga, non ho mai provato una sensazione del genere. Mi sento su una macchina che non è mia, non so, è come se fosse tipo di un mio amico, no? Penso ci vorranno un po' di giorni prima di abituarmi concretamente ad avere sto mezzo. Scusate se non mi guardo, ma per ovvi motivi non posso farlo. Sono curiosissimo di farla vedere a tutti i miei amici. Ci vediamo dopo. Allora, è bella, soddisfazione, eh? Soddisfazione, amore. Minchia. Tutto ciao. Con le tue forze. Non dirlo che poi mi commuovo. Ciao, Niki. Ciao. Minchia, madonna, signora, ma che macchina. Promossa. Allora, vai. Sali. Oddio. È bassa? Fai finca. Aspetta, premi il pulsante start. Ma che cazzo è un aereo? È bello o no? Approvata? Direi sì. Tira giù sto coso. Ragazzuoli, questa è stata la reazione di mia mamma appena visto la macchina. Ero veramente un sacco emozionato. Vi posso assicurare che sono super orgoglioso di me, dato che fin da quando ero piccolo ho sempre sognato di avere una macchina di questo calibro, se non anche di meno, dato che mai mi sarei aspettato di riuscire ad acquistare una macchina di questo valore. E l'unica cosa che posso dirvi, raga, è di credere veramente in voi stessi e nei vostri sogni. Come ce l'ho fatta io, potete farcela anche voi. Spero che possa servire un po' anche per spronarvi questo video. Guardate la felicità nei miei occhi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Preparatevi perché prossimamente abbiamo già organizzato video di modifiche, verniciature, wrap. Non avete idea veramente di quello che stiamo per tirare fuori. Io sono gasatissimo, non vedo l'ora di farvi vedere tutto quanto e credo che anche voi siate abbastanza in hype. Mi raccomando, per avere qualche spoilerino ogni tanto seguitemi su Instagram, questo lo dico per voi. Chissà se tireremo fuori la 35 più bella e pompata d'Italia. Sono troppo carico.